guardate un po' che cosa c'è. Questo. E che cos'è? Ve lo spiego dopo. Bellissimo. È un nuovo giochino. Il fotografo principiante. Zan zan. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel canale del fotografo principiante. Io sono Marco e questa sera vi voglio parlare del mio ultimo acquisto. La staffa dual slot. Eccolo qua, ce l'avevo già in mano. Che giocattolino. La faccio solo vedere. Uterib. Adesso si legge anche molto bene, guarda lì. Comprato su Amazon. Questa viene pubblicizzata per metterci sopra eventuali luci aggiuntive o eventualmente anche dei microfoni esterni. Invece su questa staffa qua io potrei metterci la fotocamera, potrei metterci la Go 2 che non c'è in questo momento e altre cose, ma la mia idea è stata quando ho visto il video di un youtuber di cui non farò il nome che ha parlato di come poter usare la il scusate il telefonino come con un'app scaricata in schermo esterno per la fotocamera, proprio quella che sto usando qui adesso. E quindi adesso vi farò vedere sull'altra staffa come l'ho sistemata. Aspettate qua. Oh, eccola lì. Sì, solo che purtroppo si vede anche il bigliettino che ho appeso. Adesso lo tolgo. Eccolo lì. Bene, eccolo lì. Io mi avvicino un pochino. Tanto mi sto anche autoriprendendo. Allora, sarebbe quello della staffa attaccare la fotocamera, attaccare il telefonino, scaricare l'app adeguata. Io ho collegato i due questo adattatore che sarebbe USB USB-C, questo adattatore video con il cavo HDMI attaccato alla mini HDMI che è collegata alla fotocamera. Semplicissimo. Questo è attaccata alla fotocamera al treppiede, come potete vedere. Eccolo lì. Così. Con la staffa e giustamente con lo sgancio, vabbè, ve lo scrivo. Eccolo qua. Saluto. Ciao. Conclusioni. Cosa ne penso di questo
Ultimo acquisto. È veramente ottimo. Poi comunque ci sono quattro viti in cui puoi inserire quattro oggetti. Io li chiamo oggetti comunque. Mettere la fotocamera, l'action cam, puoi mettere eventualmente un microfono esterno se la tua fotocamera te lo permette, la mia no, per esempio, e non lo so, anche una luce esterna, per esempio. Quindi io direi che è veramente ottima. Poi si vede. Ha due fori in più, oltre alla slide, alle due slide che sono veramente uguali. Io adesso non ho fatto vedere quella che c'ho lì sopra, ma è molto più corta. Infatti, come avete visto, ho dovuto mettere addirittura il telefonino. Ok, un pochino vi spiego perché non ci stava, perché purtroppo l'ultimo buco che c'è non va bene, invece su questa, come potete vedere, la slide è molto larga, sono tutte e due uguali. Dov'è? Così? Sì, lo vedete, quindi mi sembra assolutamente ottima. Poi d'alluminio, sì, de ferro, come direbbe a Roma, è de ferro, quindi non credo proprio che si rompa. Detto questo, io vi saluto, vi ricordo che se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al mio canale e per questo è tutto. Un saluto da Marco.